il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Domenica Voghera torna alle urne. Per un ballottaggio bis, i due candidati sono Carlo Barbieri, Pierezzo Ghezzi. Occhio Pavese ha preparato 20 domande, ognuno dei due candidati avrà un minuto per rispondere ad ognuna di queste domande. Pierezzo Ghezzi, buongiorno. Buongiorno a lei, Marco. Partiamo subito dalle alleanze o mancate alleanze. Aurelio Toriani ha dichiarato non votate Carlo Barbieri. Come considera questo suo invito alla cittadinanza? Lo considero in coerenza con la sua posizione da maggio del 2015 in avanti. Toriani è sempre stato a favore della legalità, è sempre stato un moderato, non è riuscito a convincere Barbieri a cambiare il centrodestra, che continua ad essere un centrodestra così distante da quelle che sono le prerogative e i bisogni dei vogheresi. Ha chiesto anche un cambiamento di persone, un rinnovamento, ma non l'ha avuto e quindi non aveva alternative che lasciare liberi i suoi elettori. Sicuramente Barbieri non può votarlo perché Toriani ha denunciato alla Procura della Repubblica comportamenti sul voto di scambio potenziali che non potevano essere, come dire, molto 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 distanti da chi l'anno scorso ha vinto le elezioni. La Lega Nord, che pur nel 2015 sosteneva il sopracitato Toriani, si schiera con Barbieri pur limitandosi ad un appoggio esterno. Le fa paura questa presa di posizione? Non mi fa paura perché è il modo di fare politica di Barbieri e del centrodestra. È un accordo di vertice, non è un accordo tra gli elettori. Gli elettori hanno votato l'anno scorso massicciamente contro Barbieri e si sono stancati dei politici di professione. Credo proprio che non avrà nessun effetto. Ecco, in tutto ciò, secondo lei, come si muoveranno e come voteranno gli elettori del Movimento 5 Stelle? I programmi del Movimento 5 Stelle, i miei programmi sono praticamente identici, li avevamo confrontati l'anno scorso, la difesa del suolo, la città intelligente, la legalità, la trasparenza, il coinvolgimento delle persone. Loro a livello nazionale non danno mai indicazione per schierarsi. Le hanno lasciato liberi gli elettori. Io credo che una quota parte degli elettori dei 5 Stelle non vada a votare, e gli altri liberamente, non potendo votare Barbieri, anche perché Barbieri è incriminato per corruzione, quindi è distante da quelli che sono i meccanismi e le prerogative del loro statuto, potrebbero anche votare per me. Vedremo. Pastorino, amministratore delegato della Cameron, si è schierato pubblicamente a favore di Carlo Barbieri. Qual è stato nel concreto il suo contributo e quello di Barbieri nel periodo della vertenza sulla richiesta della mobilità di 160 dipendenti dell'azienda? Il contributo di Barbieri è stato praticamente nullo. Si è imbucato in una commissione regionale e dove erano presenti i lavoratori, dove erano presenti le rappresentanze sindacali e le rappresentanze datoriali e ha espresso la sua opinione come l'ho espressa io. Io ho lavorato molto per la Cameron. Ho favorito insieme ai deputati e agli onorevoli del Partito Democratico l'arrivo a Voghera di Calenda e il suo interessamento. Abbiamo accelerato il processo al Ministero dello Sviluppo Economico e abbiamo dato una mano molto forte a che la vertenza avesse questo fine. E non lo dico solo io, lo dicono i rappresentanti sindacali, lo dicono i lavoratori, sono fatti questi e non sono parole. Noi abbiamo aiutato la Cameron. Devo dire che Pastorino, che è l'amministratore delegato, sta con il centrodestra e con Barbieri. I dipendenti e i lavoratori della Cameron credo proprio che stiano con me. A Voghera ormai da settimane impazza la polemica e la discussione a causa del malfunzionamento della raccolta differenziata. Di chi è la responsabilità secondo lei e qualora dovesse vincere il ballottaggio cosa accadrà nel concreto dal 1 gennaio? Rispondo prima alla seconda domanda. Dal 1 febbraio noi ritorneremo velocemente alle isole ecologiche e quindi a punti nella città dove la gente può riportare i propri rifiuti, come fanno le città della Lombardia più avanzate. Noi abbiamo portato l'esempio di Mantova, abbiamo fatto un incontro e Mantova passerà da 20 isole ecologiche a 60 isole ecologiche, quindi si può fare.
La responsabilità in primo luogo è di Barbieri, che ha iniziato la sperimentazione 3 anni fa e non l'ha mai portata a termine, investendo parecchi soldi. Sono stati comprati 2.500 bidoncini, 900 sono stati utilizzati, gli altri 1.600 no. La sperimentazione deve durare 6 mesi, 1 anno, dopodiché si parte. Oggi la città è indecorosa, l'ASM ha messo a disposizione pochissime persone, ha sbagliato completamente il progetto. Dal 1° di febbraio si riparte. Infatti la prima cosa che farò se sarò eletto sindaco sarà una pulizia generale della città. Mi impegno a fare questa cosa, perché i vogherese ce l'hanno bisogno. Moreno Baggini, apprezzato assessore ai servizi sociali nell'ex amministrazione Barbieri, in caso di sua vittoria tornerà probabilmente a ricoprire tale carica. Quali sono i vostri obiettivi su questo tema? Io ho scelto e voglio scegliere una giunta molto aperta, una giunta che indipendentemente dal colore politico premi le competenze, e il dottor Moreno Baggini è forse il miglior competente di servizi sociali che noi abbiamo sperimentato, che noi abbiamo a Voghera. Barbieri proprio per questo motivo prima l'ha utilizzato e poi non l'ha più voluto in giunta, era un uomo indipendente. 3 elementi. Primo, piano case per i meno abbienti. Secondo tema, mediazione familiare per le famiglie più bisognose che hanno bisogno di essere supportate. Terzo tema, borse e lavoro per i giovani. Favorire la borsa di lavoro per i giovani, sono circa 20 borse di lavoro all'anno che noi possiamo dare in quella direzione. Quarto tema, riprendere la consulta del volontariato e farla lavorare molto meglio di quanto ha lavorato nel passato. Quinto tema, costituire il tavolo della disabilità. Un tema molto caro ai vogheresi, la sicurezza in città. Quanto è concreta e veritiera la puntuale connessione tra immigrazione e scarsa sicurezza secondo lei, e cosa intende fare la sua giunta in merito all'arrivo di nuovi immigrati nel territorio vogherese? C'è un rapporto, non lo nego, tra immigrazione e violenza. Non è un rapporto diretto, ma c'è. Che cosa intendiamo fare noi per l'arrivo dei nuovi immigrati? Primo, noi vogliamo che la legge sia rispettata, e la legge prevede che ci sia un rapporto di 2,5 immigrati ogni 1.000 persone. Quindi vuol dire che a Voghera sono 80-90, siamo già a posto. Noi faremo di tutto, se nel caso in cui ci facessero questa proposta, per far sì che gli immigrati, che la legge sia rispettata. Quali sono gli altri punti chiave del suo programma in merito al tema sicurezza? 3 punti chiave del mio programma sulla sicurezza. Primo, un coordinamento molto stretto tra polizia locale e polizia nazionale. Lo abbiamo definito il modello Modena, perché è la città più avanzata da questo punto di vista. Lì i vigili urbani e la polizia nazionale lavorano a strettissimo contatto, sono addirittura in un unico edificio, e il numero di poliziotti che presidiano il territorio è aumentato. Quindi si può fare, se lo fa Modena possiamo farlo anche noi. Secondo punto, il vigile di quartiere. È importantissimo che i nostri quartieri, oggi abbandonati, siano visitati tutti i giorni per qualche ora al giorno dal vigile, che presidi i territori, conosca la città e i cittadini. Terzo punto, la tecnologia. Sistema di videosorveglianze nella città per presidiare attraverso la tecnologia il territorio. Carlo Barbieri dice spesso che Voghera è una città di pendolari. Secondo lei significa ammettere che per trovare lavoro bisogna andare fino a Milano e che quindi negli ultimi 6 anni i suoi sforzi sul tema occupazione non hanno funzionato? I pendolari stanno aumentando, non stanno diminuendo. Sono circa 4.000, questi sono i dati che noi abbiamo, e quindi è chiaro che il lavoro a Voghera è diminuito, indubbiamente. Le occupazioni e le possibilità di lavoro a Voghera sono diminuite. E quindi la responsabilità della Giunta Barbieri da questo punto di vista è assolutamente palese. Sul tema sviluppo economico, di cui l'occupazione è una naturale conseguenza, cosa si sente di promettere ai cittadini vogheresi che sceglieranno di votarla? Lo sviluppo economico attiene alla capacità dell'amministrazione comunale, primo, di attingere progetti, di sviluppare progetti intelligenti, interessanti, e far sì che questi progetti arrivino in Italia da parte della comunità europea o della regione finanziati. Milioni di euro riescono ad avere le altre città della Lombardia, e milioni di euro significano posti di lavoro e sviluppo economico. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, non ragionare più come Voghera, ma ragionare più come territorio. Se insieme Voghera, che è la capitale dell'Oltrepò e deve ritornare ad avere questo ruolo, ma deve mettersi al servizio di tutti gli altri comuni, se tutto il territorio insieme riesce a
proporsi sullo scacchiere nazionale e riesce a proporsi alla comunità europea in maniera intelligente, i soldi arrivano. Pensate che a Varzi sono arrivati 30 milioni di euro e se arrivano a Varzi li possiamo far arrivare anche a Voghera. Tangenziale, potenziamento dei trasporti pubblici e rifacimento delle strade. Cosa è stato fatto secondo lei negli ultimi 6 anni e cosa intende fare nei futuri 3? Allora, la tangenziale, il rifacimento delle strade e le infrastrutture sono un tema strategico per l'Oltre Po. Lo sottolinea la Confindustria, lo sottolineano le organizzazioni sindacali, insieme hanno sottoscritto un patto per la competitività che ha all'interno queste cose. Gli investimenti che vanno effettuati sono investimenti che necessitano anche qui dell'intervento dello Stato, no? Ricostruire un ponte, rifare un ponte, per rifare un ponte sono necessari circa 8 milioni di euro. Quello che dobbiamo fare laddove noi non riusciamo, perché il Comune non ha i soldi per farlo, è che tutte le rappresentanze politiche, indipendentemente dal loro colore, lavorano insieme per difendere il territorio. Quindi, onorevoli e deputati, consiglieri regionali di centrodestra, di centrosinistra, del Movimento 5 Stelle, insieme lottino perché il territorio, perché l'Oltre Po migliori. Questa è l'arma più forte che noi possiamo mettere in campo per ricevere finanziamenti così importanti dalla nazione. Entrambi apprezzati da una certa fascia della popolazione, il lavoro della dottoressa Marina Zaretta in ambito culturale è stato definito dai critici troppo pop e privo di contenuti. Quello dell'associazione culturale Voghera, che sappiamo essere vicina proprio a lei, per qualcuno è di nicchia, sinistroide, poco apprezzato dalla massa e dalle masse. Cosa ne pensa di queste critiche e che tipo di percorso pensa di intraprendere per i prossimi 3 anni? Domanda molto interessante. E Voghera non ha una proposta con un'offerta culturale di nicchia. Tenete conto che in un anno ha svolto circa 32 eventi e hanno girato nell'associazione circa 1500 persone. È un'offerta di qualità. La dottoressa Zaretti ha sicuramente lavorato bene, la città l'ha apprezzata. Si tratta nella nostra proposta di mettere insieme i due modelli. C'è un modello molto diffuso di cultura diffusa, di cultura in mezzo alle strade, che noi continueremo a sviluppare, e c'è un modello di cultura musicale, di cultura teatrale che è mancata in questi anni in maniera continuativa, che noi affiancheremo alle iniziative popolari. La cultura non è né di destra né di sinistra, la cultura vuol dire avvicinare la gente da una parte alle cose più alte e dall'altra parte farla divertire, noi dobbiamo fare tutte e due. Voghera è purtroppo ricca di aree dismesse, alcune di proprietà del comune ed altre no. L'ex caserma, il tribunale, l'ex ospedale psichiatrico, l'ex macello, l'auditorium dell'istituto Baratta, solo per citarne alcune. Ci sono le risorse per ridarle ai vogheresi e se sì con quale tipo di funzioni? Il comune è Voghera ha aree dismesse che sono di proprietà comunale che non sono di proprietà comunale, per esempio l'ospedale neuropsichiatrico che è un'area dismessa vastissima non è dell'amministrazione comunale. Utilizzare le aree dismesse vuol dire non consumare suolo, utilizzare le aree dismesse vuol dire avere una concezione della città molto intelligente, vuol dire avere una concezione della città che preserva il proprio suolo a favore del verde e a favore dell'ambiente. Bisogna avere da una parte progetti e dall'altra parte trovare finanziamenti, come sempre. Per esempio il macello pubblico è un'area che potrebbe diventare per la città di utilizzo sociale, no? Perché sappiamo che le famiglie vogheresi bisognose di una casa e di un appoggio, di un ricovero sono molto numerose. Noi abbiamo inserito nel nostro programma questo progetto, bisogna trovare i quattrini per realizzarlo. Cavola Gozzo, perché nessuno è ancora riuscito a risolvere il problema? Allagamenti, perché ad ogni acquazzone i sottopassi vengono chiusi, le auto rimangono intrappolate, i cittadini sono quasi costretti ad attraversarli a nuoto. Allora, il Cavola Gozzo, la giunta provinciale Poma di centrosinistra ha, credo, risolto quasi definitivamente, se non definitivamente, il problema. A marzo, aprile inizieranno i lavori di ricopertura del Cavola Gozzo e di ampliamento dell'alveo, in maniera tale da una parte da sanare i problemi di carattere sanitario e dall'altra parte di impedire le esondazioni che a Medassino ormai sono frequenti. Più in generale il sistema fognario è un sistema che va rifatto in alcuni punti critici della città. E perché riceve le acque che arrivano dagli altri comuni, cosa che 10 anni fa e 15 anni fa non succedeva.
e perché è cambiata la meteorologia. Oggi piove con molto più frequenza di quanto non cadeva prima. La pioggia che ha allagato la città in agosto non accadeva un fenomeno così da circa 150 anni, così forte. Gli allagamenti, e questo è un fatto, gli allagamenti sui dei sottopassi invece sono responsabilità del comune. Barbieri ha abbandonato completamente la manutenzione della città, se n'è fregato, sia le strade, sia le pompe per inserire, per togliere l'acqua dai sottopassi quando si allaga. Lo dovremmo fare noi. A suo parere i quartieri si sono sentiti abbandonati dall'amministrazione Barbieri. Perché secondo lei e cosa intende fare per le zone periferiche della città? I quartieri non si sono sentiti abbandonati, i quartieri sono stati abbandonati. E il sindaco Barbieri non visita i quartieri da 5 anni. E io li ho visitati per 4 mesi di seguito. Abbiamo suonato circa 2000 campanelli, abbiamo distribuito i questionari, perché tu sei vicino ai quartieri quando ascolti la gente dei quartieri, quando li fai esprimere. Ci siamo incontrati a Pompio, ci siamo incontrati a San Vittore, ci siamo incontrati nel Ponte Rosso e abbiamo stabilito e definito qual è il programma per quartiere. Quindi il mio programma che sta uscendo e sta arrivando in questi giorni nelle case è un programma definito per quartiere, un programma molto preciso. Le persone vanno coinvolte, la politica deve essere vicino alla gente, per coinvolgere le persone dobbiamo ricostituire i comitati di quartiere. Barbieri, che non aveva messo nel suo programma a questo punto, ho visto che l'ha messo, mi sta inseguendo. Bene, sono contento perché anche lui ha capito dopo 6 anni che la gente dei quartieri vota e deve votare quando ha un'amministrazione che li gestisce bene. Che connessione può esserci tra la necessità di avere una voghera dedita alla legalità e quella di eleggere un sindaco che nel 2011 è stato arrestato con l'ipotesi di corruzione, ora rinviato a giudizio, e che nel 2015 aveva tra i propri fedelissimi un arrestato per associazione a delinquere? Ma la connessione tra il centrodestra e l'illegalità è molto forte, ovviamente, no? È vero che in un seggio è stato nominato da parte del dottor Barbieri un rappresentante di lista che poi è stato arrestato per associazione a delinquere, i cui delitti erano già conosciuti prima. È altrettanto vero che il sindaco Barbieri è stato indagato dalla magistratura di Napoli, dalla Digo di Napolis, ed è stato poi mandato a giudizio dalla magistratura di Roma per corruzione. Aspettiamo il processo, auguriamoci che sia assolto, però di fatto lui è un sindaco che a mio modo di vedere non è presentabile per la città. Il suo rapporto con l'illegalità è un rapporto che i cittadini devono conoscere. Noi siamo dall'altra parte, noi abbiamo portato Umberto Ambrosoli qui, abbiamo combattuto per la legalità l'anno scorso quando ci siamo accorti che alcuni metodi non propriamente ortodossi venivano utilizzati in campagna elettorale, no? E poi la questione della legalità è esplosa a Voghera con gli arresti dell''Ndrangheta. Ieri sera siamo reintervenuti ancora con un convegno sulla legalità, perché noi crediamo che la trasparenza dei politici avvicini la gente alla gestione del comune. Chi non è trasparente e chi ha dei problemi con la giustizia è un pericolo per la città. Qual è il suo rapporto con l'amministrazione regionale e in partnership con Regione Lombardia? Che tipo di progetti intende mettere in atto, a parte quelli già citati? Allora, io non ho rapporti con i politici del centrodestra della Regione Lombardia, della Giunta Lombarda, ho dei rapporti molto stretti con i consiglieri comunali del PD e della lista civica Ambrosoli. Okay. La Regione Lombardia ha parecchi soldi. La Regione Lombardia è ricca di finanziamenti e il sindaco Barbieri, devo dire che a Voghera ne ha fatti arrivare pochissimi. Qualcosa è arrivato sulle piste ciclabili, qualcosa è arrivato per la sicurezza, però in 6 anni noi ci aspettavamo milioni di euro, se non decine di milioni di euro. I progetti che noi interessano sono i progetti sullo sviluppo economico, sono i progetti sulla formazione e lavoro, perché il tasso di disoccupazione dei giovani a Voghera è elevatissimo, sono i progetti legati al completamento della Greenway tra Voghera e Varzi e sono anche i progetti regionali legati all'efficienza energetica e la città intelligente, perché questo significa investimenti e significa posti di lavoro. Tra le personalità messe in campo dal suo avversario, quale gli invidia di più? Nessuna, non ha messo in campo personalità, ha messo in campo dei politici di professione che non mi sembra abbiano spiccato per progetti particolarmente interessanti, direi di no.
Per concludere, le avevo chiesto qualcosa di simile nel 2015, lo rifaccio nel 2017. Consigli ai vogheresi un libro e un disco musicale. Il libro che consiglio ai vogheresi è un libro di Bianchi che si intitola Spezzare il pane. È il priore della comunità di Bose ed è un libro molto vicino a chi vive in provincia, a chi ha una vita, come dire, vicino all'ambiente, che ha una vita molto semplice e molto bella. La seconda domanda è... Disco musicale. Il disco musicale mi è piaciuto molto, l'ultimo disco di Vasco Rossi. A me Vasco Rossi piace e quindi lo consiglio. Ok, in chiusura le lascio un minuto per convincere i cittadini vogheresi a votarla. Le prime tre cose che farò se sarò eletto sindaco sono pulire la città dalla sporcizia, applicare il modello Modena per rendere la città più sicura, andare subito dal direttore generale della ASST, che è l'ex ASLA, perché l'ospedale, e lavorare insieme a lui perché l'ospedale di Voghera ritorni ad essere un ospedale efficiente e la gente non ci metta 6 mesi per essere visitata. La quarta cosa che farò è riunire le forze economiche più attive della città per studiare insieme quello che ho definito il piano strategico per Voghera. La quinta cosa che farò è mettere tutti i sindaci dei comuni dell'Oltrepò per cominciare a ragionare insieme. La sesta cosa che farò è quella di attivare i comitati di quartiere. Nella sostanza, Voghera deve cambiare e cambierò Voghera. Grazie.